al via la 14ª edizione del Salone del Risparmio per fare il punto sull'andamento e sui trend del settore dopo un primo trimestre fiacco, con raccolte in rosso come nel 2023, ad eccezione dei fondi obbligazionari. Ad aprile però sono emersi i primi segnali di ripresa che fanno ben sperare per il prosieguo dell'anno. Ne è convinto Giancarlo Sandrini, responsabile Italia di Legal and General Investment Management, che in Italia ha una raccolta di 5 miliardi di euro gestita da un team di 6 persone. Dopo questo primo trimestre, che è stato difficile un po' per tutta l'industria, sia dai fondi che degli ETF, e in particolare in Italia, se vogliamo, in parte legato al tema dei rendimenti del BTP, un po' l'intera industria si attende una ripresa nel secondo trimestre della raccolta. Lo stiamo già vedendo in realtà con i primi numeri di aprile, che probabilmente siamo veramente in un turning point, quindi una ripresa dei flussi. Dopo la sostenibilità, che ormai viene data per scontata nell'offerta delle case di investimento, quest'anno i trend topic sono l'intelligenza artificiale e la cyber security, temi su cui Legal and General Investment Management è pronta a scommettere con ETF dedicati. L'intelligenza artificiale, che tra l'altro, e questo lo stiamo sviluppando anche all'interno del nostro ETF, non è più soltanto Nvidia microprocessore, ma l'intera catena del valore, quindi anche quelle società che non soltanto offrono software legato all'intelligenza artificiale o hardware, ma che in particolare beneficiano dell'utilizzo dell'intelligenza artificiale all'interno del loro business. La cyber security rappresenta, secondo il World Economic Forum, il terzo rischio più importante in mente sia ai governi sia alle aziende corporate, perché lo vediamo, una vita sempre più digitale, sempre più utilizzo di cloud richiede una maggiore sicurezza informatica. E qui vediamo che la spesa, in generale gli investimenti dei governi, delle aziende, dei privati nel settore della cyber security continua a crescere, abbiamo visto negli ultimi anni una crescita intorno al 15%. In generale, spiega ancora Sandrine, gli investitori continuano a puntare sull'azionario, in particolare sulle large cap americane, che nonostante i recenti massimi sono ritenute un investimento meno rischioso in una fase di incertezza sulla direzione dei tassi e sull'andamento dell'inflazione, che potrebbe spingere gli investitori verso beni rifugio come l'oro, anche in questo caso sui massimi e sul quale Legal and General Investment Management è esposta con un ETF che copre l'intera catena del valore.